Ma cosa c'è di bello nella vita di un prete? Chiediamolo direttamente a loro, sempre in 5 punti. Andiamo? Oggi incontriamo... Presentazione! Sono Don Edoardo Rossi, nato a Foligno, il 27/11/1973. Sono sacerdote da 16 anni. Sono parroco nella parrocchia di San Venanzo, Spoleto, Maiano e Morgnano. Direttore della Caritas e insegno presso un istituto superiore tecnico qui a Spoleto. Sono diventato sacerdote grazie alla testimonianza dei miei genitori, di mia madre soprattutto, poi del mio parroco nella parrocchia di Campello, perché sono di Campello, anche delle persone che mi hanno accompagnato durante la mia vita. Mi ricordo in modo particolare una maestra alle elementari che ci parlava sempre delle parabole e quel modo che lei utilizzava per spiegare le parabole mi ha sempre affascinato. Così io conoscevo sempre più il Signore. Ma dove hai sperimentato la bellezza? Sperimento la bellezza dell'essere sacerdote, soprattutto stare in mezzo agli altri. Mi piace molto questa essere pastore in mezzo al popolo che il Signore mi ha affidato, senza orari. È una cosa bella che alla sera uno ritorna a casa stanco e ringrazia il Signore anche per aver dato quel piccolo contributo per edificare il suo regno. Questo, ecco. Ma ci saranno stati dei momenti di difficoltà? Anche nella mia vita ci sono state delle salite e soprattutto io lo sperimento quando quella gioia che tu hai dentro di comunicare agli altri le bellezze che il Signore ha fatto con la tua vita, tu la comunichi a delle persone magari che più di tanto non gli danno peso, oppure non riescono a percepire questa gioia e non riescono a vedere la grandezza che a toccare la grandezza che il Signore può operare anche in loro. Ma vale la pena essere prete? Sì, è una grande gioia essere sacerdote e se dovessi tornare indietro comincerei prima, appunto per godere ancora di più di questa grazia che il Signore mette sulle nostre mani. Ma che cos'è per te la felicità? Per me vivere la felicità vuol dire rispondere alla chiamata che il Signore ci rivolge. Vivere la felicità vuol dire essere pieni dell'amore del Signore e comunicarlo agli altri, avere sempre questa duplice dimensione. Verso di lui e verso gli altri, perché nel ricevere l'amore che il Signore ti dà e nel comunicarlo agli altri si ha quella gioia immensa che ti riempie il cuore e che ti fa dire: Signore, tutto basta. Ma non è finita, perché questo video merita il backstage con le scene migliori. Aspettami, dai, ecco. Ho scelto. No, ho scelto, è brutto, no. Ho cominciato a pensare. No, sono diventato sacerdote, grazie, ecco. Che comincio però? Sperimento la bellezza. Tutte stesse? No, andrà. Allora... un sinonimo. Percepisco. Meglio. Vivo. Vivo, no, sperimento la bellezza. No, vivo la bellezza, no?